azione sui minori. Pochi giorni fa siamo rimasti tutti sconvolti alla notizia di quella mamma italiana a cui hanno portato via il figlio praticandole il cesareo. La questione è stata presa in mano dal più importante magistrato del regno in materia di diritto di famiglia, Sir James Manby, penso che si lega così, che ha detto che la separazione di una madre dalla figlia è la decisione più drastica che un giudice può prendere da quando è stata abolita la pena di morte. Comincio da questa notizia per cercare di superare la normale incredulità che chiunque proverebbe se io dicessi che questi abusi si verificano anche in Italia e in Trentino. Ipocritamente, a mio avviso, il presidente di sezione del Tribunale di Milano ha dichiarato che in Italia non sarebbe mai potuto accadere. Purtroppo la situazione in Italia è persino peggiore di quella inglese. Dovunque si diffondano le culture materialiste e tecniciste alla base della psichiatria istituzionale, si possono verificare questi abusi. Come in Inghilterra, dove l'abuso si fonda sulla possibilità dei servizi sociali, psichiatri e psicologi di sottrarre impunemente una bambina alla madre sulla base di valutazioni soggettive di natura psicologica con l'avallo di una legge che ha istituito dei tribunali avvolti nel segreto che prendono decisioni su questioni in cui una persona viene considerata incapace di intendere e di volere. Anche in Italia servizi sociali, psichiatri e psicologi possono spingere il tribunale a prendere decisioni in audita altera parte sulla base di valutazioni soggettive di natura psicologica con avallo di un tribunale istituito nel 1934 che non garantisce il diritto al contraddittorio. La mia non è una polemica strumentale contro la Giunta, signor Sindaco, è un invito a aprire gli occhi. Io auspico molto, confido molto nel nuovo assessore alle politiche sociali. Queste vicende succedono, signor Sindaco, succedono ai nostri bambini. In questo preciso momento, mentre vi sto parlando, ci sono qui in Trentino decine di bambini lontani dalla loro mamma e dal loro papà che potrebbero e dovrebbero poter riabbracciare i loro cari. Rivolgo un appello a tutti voi, lasciamo da parte queste piccole beghe politiche. Queste vicende succedono in tutto il mondo occidentale, dobbiamo aprire gli occhi e aiutare questi bambini. Mi scuso se porto altri esempi a sostegno della mia tesi, ma è importante capire che c'è un problema. Nel libro Mai più un bambino, il giudice Francesco Morcavallo afferma, il giudice, perciò è un giudice che parla, eppure a fronte della criticità di un servizio sociale disfunzionale e attestato su modelli operativi pre-ottocenteschi, dovrebbe soccorrere la garanzia giurisdizionale in ordine all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a mente del quale il principio di intangibilità della vita familiare e degli affetti si caratterizza come connotato imprescindibile della società democratica ed è derogabile soltanto in situazioni di conclamato pericolo per l'incolumità psicofisica del soggetto meritevole di protezione. Ancora una volta però alla chiarezza del dato ordinamentale si contrappone una prassi applicativa anomala, caratterizzata dall'assenza di vaglio giurisdizionale, dall'omissione di qualunque forma di istruttoria diversa dal recepimento delle relazioni psicosociali, nonché dalla delega di poteri enormi ed abnormi, addirittura ispettivi di coercizione terapeutica, all'amministrazione assistenziale, con la conseguente esclusione di tutte le garanzie del giusto processo contemplate nella Costituzione e nell'ambito della normativa e della giurisprudenza sovranazionale. Ora, dinanzi ad una conclamata e protratta violazione dei diritti umani perpetrata in piena Europa e in pieno XXI secolo, l'operatore istituzionale, l'operatore del diritto e più in generale il cittadino non possono che assumere l'odica dell'Odisseo pavesiano. Io non posso guardare e tacere. E tale atteggiamento dovrebbe resistere anche a fronte del contrario contegno di alcune istituzioni e in particolare del Consiglio Superiore della Magistratura, che a fronte di un sistema di potere illecito, radicato ed esteso ad interi settori della magistratura, rimane ancora una volta, come accaduto in altre gravissime e recenti vicende, in assordante silenzio.
e anzi si impegna assiduamente ad emarginare o addirittura a sanzionare i magistrati che non conformino le proprie decisioni alle esigenze del perverso ereditizio ingranaggio ormai ben conosciuto, per il solo merito di cittadini e intellettuali coraggiosi come gli autori di questo volume che ho citato poc'anzi. Tanto va affermato con il massimo rispetto per l'istituzione, ma con la ferma intenzione di esercitare il diritto di critica, signor Sindaco, che è costituzionalmente garantito a ogni cittadino, e il dovere di trasparenza, signor Sindaco, che è imposto a chi, operando nelle istituzioni, venga a conoscenza di diversioni anomali rispetto allo scopo della giustizia e della tutela della libertà comune. Ma la voce del giudice Morcavallo non è stata l'unica a levarsi per denunciare questa situazione. Il vicepresidente del Parlamento europeo ha presentato un atto di sindacato ispettivo sulla situazione italiana in cui si afferma: numerosi rapporti e articoli di stampa italiana hanno messo in luce un eccessivo affidamento di bambini in casa famiglia o l'affidamento familiare, tanto da far parlare di allontanamenti facili. Collega Borlansin, per cortesia. Grazie. Richiedo l'attenzione del Sindaco. Spesso i minori vengono allontanati per motivi generici, ad esempio conflittualità, problemi economici, inidoneità genitoriale, problemi abitativi, senza una reale possibilità di ascoltare i genitori e i minori coinvolti, sulla sola base dei rapporti dei servizi sociali e delle perizie psichiatriche o psicologiche. Secondo il documento Quaderni della ricerca sociale, bambini e bambine temporaneamente fuori dalla famiglia d'origine, al 31 dicembre 2010, i minorenni accolti temporaneamente presso i servizi residenziali, familiari e socioeducative, le famiglie affidatarie, erano circa 30.000. Il fenomeno è cresciuto del 24%. Allora, se volete verificare magari per i colleghi che sono sui corridoi. Comunque io posso. Presidente, a me poco interessa se gli altri stanno fuori, perché a questo punto chi sta fuori è segno che non ha nessuna... secondo me sono materie talmente importanti che chi sta fuori probabilmente sta fuori sempre. Sta fuori sempre da quella che è la decisione della cosa pubblica. Non stiamo parlando, credo, di temi semplici, stiamo parlando di termini complessi. Anche comunque, nel rispetto, è la seconda volta che vengo interrotta, faccio fatica veramente. Ho lavorato tanto per preparare questa cosa. Allora facciamo un attimo solo, no, è stato Presidente, chiesto il numero legale, io ho contato 29 persone, quindi il numero c'è. Del numero legale. Ecco. Io, a me interessa che mi senti l'opinione pubblica a questo punto, perché l'aula è sempre poco attenta. A me interessa che mi senta la città. Va bene? Questa... Posso andare avanti? Certo, prosegua consigliera. Grazie. Riprendendo, spero che sia l'ultima volta, il fenomeno è cresciuto, dicevo, del 24% rispetto al periodo 1998-99. Allo stato attuale non si riesce a distinguere gli allontanamenti realmente necessari da quelli che, con un'adeguata politica di sostegno alle famiglie in grado di prevenire e di risolvere i disagi, potrebbero essere evitati, soprattutto senza allontanare i bambini dai propri genitori. Su questo insisto, lo sa, signor Sindaco, quanti documenti ho presentato. Spero di aver segnalato il punto. Non è solo un problema del Trentino, è un problema nazionale e internazionale. Ma se è un problema di così vasta portata, che cosa può fare il Comune di Trento? Qualcosa si può fare, anzi, si può fare molto. Uno degli anelli di questa catena è rappresentato dai servizi sociali, e attraverso i servizi sociali si può spezzare questa catena che porta agli abusi sui bambini. Ripeto, non è un'accusa alla Giunta, ma è necessario ingoiare tutta la pillola per capire. Il Trentino è la pecora nera per quanto concerne i minori sottratti alle famiglie. Questi sono dati statistici, signor Sindaco.
Non lo dico io, ma la ricerca promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine. Il Trentino è al penultimo posto, prima della Liguria, per numero di bimbi sottratti, nel senso che ne allontaniamo troppi rispetto al resto d'Italia. E il Trentino, nonostante le maggiori disponibilità finanziarie, si colloca agli ultimi posti anche nelle tabelle degli affidamenti eterofamiliari. Infatti, qui il Trentino dà il peggio di sé. Nella provincia autonoma di Trento ben 225 minori sono in una comunità residenziale, mentre solo 110 si trovano in una famiglia affidataria, con una percentuale del 33% che lo colloca insieme a regioni con disponibilità finanziarie molto inferiori alle nostre, come l'Abruzzo e il Molise. Secondo la relazione del dirigente del Servizio Attività Sociali dell'11 febbraio 2011, nel 2009 i minori accolti in strutture residenziali nel comune di Trento erano 78, mentre quelli in affido familiare erano 28, con una percentuale del 35%, leggermente migliore alla percentuale provinciale del 33%, ma comunque molto bassa rispetto al 68% della Sardegna, per esempio, signor Sindaco. Nel rapporto sociale 2001-2011 l'esperienza di attuazione del piano sociale della città di Trento si afferma che nel 2011 si è registrata la disponibilità di 44 famiglie per l'affido familiare e sono state attivate 13 accoglienze. Paradossalmente però queste cifre ci dicono anche che è possibile fare qualcosa. Mi dispiace se vi ho sconvolti con questo intervento, purtroppo era necessario, ma forse le mie proposte di soluzioni saranno ancora più sconvolgenti. Innanzitutto vorrei ricordare alla Giunta e al Consiglio che questo tema è molto sentito dai cittadini, a sostegno di una riforma dei servizi sociali nel mese di marzo del 2012 sono state raccolte ben 506 firme che sono state debitamente depositate al Presidente del Consiglio Comunale e nel corso dell'estate del 2013 sono state raccolte altre 477 firme dei nostri concittadini. Vorrei sapere, signor Sindaco, che fine hanno fatto e in quale attenzione si ritenga di dare risposta. Mi risponderà dopo. Che cosa fare dunque per il problema di cui sopra? Proseguo. Per risolvere il problema si deve spendere meno soldi, è una proprio ricetta magica. Il Comune dovrà risparmiare soldi e spendere meno soldi per la tutela dei minori. I soldi risparmiati dovranno essere investiti nella promozione della famiglia e degli affetti familiari. Presenterò alcuni ordini del giorno collegati al bilancio di previsione che mi auguro saranno accolti in maniera bipartisan. Non voglio certo lo scontro con la maggioranza. Vorrei mettere la mia esperienza, la mia conoscenza, insieme a quella di tanti altri, a disposizione della Giunta per trovare soluzioni comuni e condivise a favore dei bambini. Presenterò un ordine del giorno collegato al bilancio di previsione per istituzione di un fondo per interventi di emergenza sociale. Questo fondo sarà a disposizione della Giunta e dell'assessore alle politiche sociali per situazioni emergenziali delle famiglie, in particolare con minori, persone disabili a carico. Ritengo che in questo modo si potranno prevenire alcune sottrazioni di minori dalle famiglie in difficoltà economiche. Secondo alcune stime, circa il 25% delle sottrazioni di minori avviene per motivazioni economiche, signor Sindaco, sottrazioni che tra il resto sono in contrasto con la legge e che ci costano molto di più di eventuali aiuti alle famiglie. Infatti, il costo di un bambino in una struttura residenziale è di circa 100, ma va anche fino a 400 euro al giorno. A questo proposito presenterò un ordine del giorno collegato alla previsione di bilancio per istituire un fondo strutturato appunto a sostegno delle famiglie in difficoltà. Purtroppo abbiamo ricevuto varie segnalazioni di famiglie in difficoltà economiche a cui è stato proposto l'affidamento temporaneo dei bambini in una struttura residenziale per minore o di mamme sole a cui è stato proposto l'inserimento in struttura come ad esempio la struttura che abbiamo in via Conizugni. Presenterò pertanto un ordine del giorno collegato al bilancio per dare dei corsi di formazione rivolti agli assistenti sociali che favorisca il collocamento familiare in conformità
con quanto stabilito nel rapporto biennale 2011-2012 dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia. Tutte le esperienze, dice questo rapporto, mostrano che il capitale sociale costituito dalle relazioni familiari rappresenta un patrimonio che non potrà mai essere rimpiazzato da interventi sostitutivi che mettano in evidenza solo la fragilità e la debolezza delle famiglie. Le famiglie vanno aiutate, signor Sindaco, non sostituite. Vogliamo un salto di qualità dei servizi sociali, che siano preparati a gestire situazioni anche molto complesse, senza dover ricorrere all'allontanamento sia volontario che coatto. La professionalità dei nostri assistenti sociali è certamente molto alta. Non è questo in discussione, ma per affrontare le sfide delle famiglie odierne e della società moderna, questa dovrà migliorare ulteriormente a tutto vantaggio delle famiglie, dei minori, ma anche della stima e dell'orgoglio della maggior parte degli assistenti sociali stessi, che certamente vedono gli allontanamenti come un fallimento personale. Abbiamo ricevuto anche segnalazioni in cui le risorse familiari, quali parenti, nonni, zie, eccetera, non sono stati presi debitamente in considerazione dai servizi sociali. Presenterò anche qui, pertanto, un ordine del giorno collegato al bilancio per l'istituzione di un fondo che favorisca l'affidamento intrafamiliare, sia dal punto di vista economico, con l'assegnazione di fondi alle famiglie ospitanti, sia formativo nei confronti dei servizi sociali. Ritengo che per gli interventi di cui sopra potrebbero ridurre notevolmente il numero dei bambini allontanati dalle famiglie, ma per quei bambini sfortunati per cui sarà necessario l'allontanamento si dovranno comunque trovare delle famiglie affidatarie. Presenterò pertanto anche qui un ordine del giorno teso ad attivare l'affidamento, appunto, e il reperimento di queste risorse, in ordine a quanto dice la legge 149 del 2001. Ed infine, sebbene possa sembrare utopico, presenterò un ordine del giorno collegato al bilancio per l'istituzione di un fondo per la totale implementazione, appunto, della legge che citavo prima, 149-2001. Questa legge, per chi non lo sapesse, afferma: il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazioni e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. Per chiudere questa parte, signor Sindaco, vorrei che il Comune di Trento fosse il primo comune in Italia a sopprimere completamente le strutture residenziali per i minori e a implementare completamente la legge del numero 149 del 2001. Forse è un sogno, ma ci dobbiamo provare. Abbiamo inoltre, sempre in tema di servizi sociali, ricevuto segnalazioni di parecchie persone e famiglie che lamentano di non aver trovato alcun sostegno efficace dai servizi sociali, sia come reddito di garanzia, sia come aiuto a trovare lavoro. In ottobre sono stata contattata, signor Sindaco, da un cittadino che sta vivendo una situazione di grave disagio sociale e economico. Questo cittadino si è quindi dovuto rivolgere al servizio attività sociali del Comune di Trento. La situazione pareva risolversi per il meglio, ma a settembre dello stesso anno l'assistente sociale veniva sostituito. Le ulteriori domande di aiuto, esclusivamente economico, passavano sotto il vaglio della nuova assistente, che riduceva drasticamente l'importo di sostegno. Pochi giorni fa questo signore mi ha contattata perché non è stato segnalato, e senta qui, signor Sindaco, da parte dell'assistente sociale all'Agenzia del Lavoro, ente tutelato a ciò, per quanto concerne l'azione 12, ex azione 10, lavori socialmente utili, cosa questa che potrebbe precludere in modo assolutamente dannoso la possibilità di trovare il lavoro a questo cittadino. Di questo ho già parlato con l'assessore di merito, ma voglio dire, è un altro degli aspetti che chiaramente segnala che ci sono delle discrasie in particolari settori. Questo cittadino riferisce difficoltà nei rapporti personali con la nuova assistente sociale per avere gli aiuti. Bisogna forse entrare nelle grazie, dice sempre questo cittadino dell'assistente sociale. Recentemente ancora si è presentata una signora, sempre al mio ausilio, che vive in un appartamento piccolissimo con la mamma disabile, anziana e un neonato, la badante e il marito.
La donna ha chiesto aiuto ai servizi sociali, rivolgendosi anche al dirigente, al vice sindaco, ma senza trovare risposte concrete. Al di là delle motivazioni tecniche, quello che non è accettabile è di quanto mi ha scritto la signora, di cui riporto alcuni estratti. Ho girato mari e monti, come si suol dire, ma ho sempre solo trovato ostilità nelle persone con cui ho avuto a che fare. Tutta la mia fiducia, la mia speranza in questa città nuova, dato che viene da fuori città, è sparita. Non avevo mai trovato persone così ostili e senza cuore che governano questa città. In nessuna parte d'Italia sono così. Ho tanti amici sparsi per l'Italia, ma nessuno dice mai che sono ostili, specialmente riguardo ai disabili. Com'è possibile che una cittadina che ora abita qui a Trento arrivi a formulare un giudizio tanto negativo? Non sto parlando qui della mancanza di aiuto concreto, ma dell'atteggiamento di chiusura, di mancanza di compassione e di umanità da parte di alcuni rappresentanti dei servizi, che traspare dalle sue parole e anche quelle di altri cittadini che, di cui nella mia esperienza ho avuto modo di acquisire testimonianze. Ricordo ancora il caso dell'anziana costretta a vivere con 14,50 euro al mese. Solo in seguito al ricorso alla stampa sembrava che i servizi sociali stessero cercando una soluzione. Purtroppo l'altro giorno la signora mi ha ricontattato rifiutandosi di tornare ai servizi sociali a causa dell'umiliazione ricevuta. Non voglio tornare lì perché mi hanno umiliata facendomi chiaramente capire che io gli aiuti li ho ricevuti ma ho rifiutato. Forse questo atteggiamento è dovuto al fatto che ho protestato pubblicamente? C'è anche questo timore che a volte che alzare magari la voce attraverso la stampa dei giornali possa procurare delle conseguenze di questo tipo. Pare anche che la sua richiesta di vedere rispettata la propria dignità e decenza sia ritenuta come un sintomo di altezzosità. Questi sono i sentori che provengono dalla nostra gente, signor Sindaco. E solo pochi giorni fa mi ha contattato una mamma che mi ha descritto il comportamento inumano e poco consono alle loro competenze degli assistenti sociali. Ho la relata scritta. Dopo circa 4 incontri l'assistente sociale gli ha detto che non poteva fare nulla in ordine a quello che lei chiedeva ad un alloggio a canone calmierato, che l'unica cosa che poteva darle era di inserirla in una comunità, cosa che la mamma ha espressamente rifiutato perché non voleva istituzionalizzare i bambini. Invece di aiutarla con il reddito di garanzia, si insiste sul fatto di obbligare in un certo qual modo in certi sensi. Inoltre le ha detto che essendo giovane, sempre l'assistente sociale, non alcolizzata e nemmeno drogata, doveva arrangiarsi a tirarsi fuori da questa storia perché c'erano persone che stanno peggio di lei. Non si comprende questo tipo di atteggiamento, no? Una mamma che vive, si ricorda, con un reddito di 500 euro al mese e vive in una casa assolutamente precaria. Anche in questo caso ho documentazione a seguito. Sinceramente ci pare che per ottenere degli aiuti le persone debbano, quasi da quello che si raccoglie, chinare la testa, piegarsi al volere di gente che detiene un potere. I nostri concittadini in difficoltà non sono più cittadini così facendo, ma sudditi di questi chiaramente signorotti locali. Apparentemente gli aiuti e l'assistenza dipendono dalla benevolenza dell'assistente sociale, pare. In alcuni casi pare che appunto gli assistenti sociali, ma lo è di fatto, hanno un'autonomia e una discrezionalità di azione che forse va oltre quello che è anche il buon senso. Non vediamo alcuna possibilità di ovviare a queste irregolarità se non attraverso un sistema di controllo e di monitoraggio realmente indipendente e scevro da qualsiasi conflitto di interesse. Purtroppo le attuali strutture e protocolli non sembrano sufficienti a contenere gli abusi. Presenterò anche qui certamente un ordine del giorno, anche se solo di indirizzo, data la complessità di trovare una soluzione concreta, ma che comunque vuole porre un accento su questa situazione. Per finire, non ci risulta che nessuno abbia trovato lavoro grazie al sussidio, all'aiuto dei servizi sociali. Non ho, e vi garantisco che ho raccolto molte testimonianze. Il precedente assessore alle politiche sociali ha persino affermato che questo non rientra nei compiti, cioè aiutare a cercare lavoro, dell'assistente sociale.
È vero che c'è crisi, ma è anche vero che se ci si dedicasse maggiormente a progetti per aprire nuove attività, corsi di formazione in cooperazione con le aziende, progetti per accedere ai fondi europei a sostegno del lavoro, eccetera, forse molte persone e famiglie potrebbero trovare un reale sostegno dei servizi sociali. Forse si potrebbero trovare anche dei percorsi per accedere a un lavoro dignitoso. E anche qui cercherò di proporre un documento che vada incontro a questa cosa. Per finire vorrei chiudere con una frase che faccio mia. È scritta dal re Francesco I di Francia dopo la sconfitta con conseguenza prigionia. In questa frase diceva: «Cara madre, tutto ha perduto fuorché l'onore». È opportuno, credo, signor Sindaco, riflettere su questa frase, tutti noi. L'onore è una qualità che perdono non soltanto i condannati per gravi reati, ma anche le persone che, pur non avendo infranto la legge, sono venute meno ai doveri inerenti la propria professione, la carica pubblica, il loro essere onorevoli cittadini, meglio essere poveri con il senso dell'onore che ricchi senza onore. Grazie.